mette con Pietre Popoli il grande progetto di solidarietà e pace in collaborazione con la 45esima Interammia World Cup. Si è tenuto domenica scorsa all'Eramo della Croce nei pressi di Amatrice con una vista panoramica sulle macerie dove sono rimasti in piedi solo i due campanili e l'albergo Roma. Uno scambio di solidarietà tra il CAI di Amatrice e una delegazione della 45esima Interammia World Cup guidata dal patron della Coppa Pierluigi Montauti e dall'alpinista Davide Peluzzi. E sì, la tegola spezzata avvolta dalla bandiera tricolore che è stata donata all'esploratore Davide Peluzzi nel 2012 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nei prossimi mesi la tegola verrà portata dal team dell'Esplora sul rifugio più alto del mondo in Himalaya a quota 5.700 metri circa nella regione dell'Everest, ripercorrendo idealmente il sentiero già tracciato da Walter Bonatti. Dove anche qui nell'aprile del 2015 ci fu un grande terremoto con oltre 8.000 morti. Lo scambio, dicevamo, è avvenuto tra Andrea Sebastiani, un componente del CAI Amatrice, e Davide Peluzzi, un messaggio di pace e solidarietà fraterna fra i due popoli colpiti dallo stesso sisma. Vediamo, ascoltiamoli. Allora, siamo alla 45esima edizione della Coppa Interammia, 45, un numero importante. 45 anni di popoli, di incontri di persone, e adesso siamo qui ad Amatrice, dove pochi minuti fa stavamo parlando con Andrea, dove l'elemento più importante è l'aspetto umano, l'aiuto umano. E per non far morire Amatrice, ognuno di voi dovrà essere un ambasciatore per portare il nome di Amatrice nel mondo. Quindi uno degli aspetti fondamentali è far rivivere il territorio attraverso il turismo, attraverso la conoscenza. Quindi adesso qui c'è, ecco, il tuo nome è Lorenzo? Quindi Lorenzo ha in mano una tegola. Questa tegola è una tegola di uno dei tetti di Amatrice, che ci è stata donata dal 118, dove Andrea ne fa parte, e dal CAI di Amatrice. E questa tegola farà un lungo percorso, un grande percorso, partirà da Amatrice e arriverà fino all'Himalaya, alle montagne più alte del mondo, con il messaggio proprio di pace e di aiuto fraterno tra i popoli. Il tragitto sarà tracciato dal percorso Bonatti. E qui c'è un grande progetto dove, con il progetto Pietre e Popoli del mondo, da anni stiamo portando avanti, no? L'interscambio tra i popoli, donando un oggetto litico, una pietra. Quindi questa tegola che ci verrà consegnata dal CAI di Amatrice, quindi dal Club Alpino di Amatrice e dal Alpinismo Giovanile del CAI di Amatrice. Porteremo questa tegola in una terra dove nel 2015 c'è stato un grande terremoto, è il famoso terremoto del Nepal, di Kathmandu. Ma andremo nella nostra regione, nella nostra valle, dal Rolvaling. E quindi in due luoghi di distruzione, quindi Amatrice e Rolvaling. Quindi Rolvaling Valley in Nepal is the area of the earthquake. So, from Amatrice to Rolvaling Valley. E proprio per questo è nato il progetto del percorso Bonatti. Questo grande percorso dedicato al grande alpinista, al grande esploratore Walter Bonatti. Quindi partirà, quindi attraverso il parco, adesso l'architetto Vincenzo Reggimenti ci spiegherà, ci dirà due cose sul percorso. Percorso fino ad Amatrice, perché i terremoti sono gli elementi che hanno unito queste due realtà. Interammia World Cup. Difficile. Pensavamo di non poter svolgere la Coppa Interammia proprio per il terremoto e per tutte le conseguenze del terremoto. Riusciamo a farlo solo perché i nostri amici sono venuti. Tornando hanno dimostrato di avere una grande sensibilità
sono venuti anche loro qui per partecipare, per capire e per lanciare il messaggio di solidarietà che è tipico della Coppa anche nelle loro nazioni. Siamo ormai una grossa famiglia della Coppa Interamia di cui loro sono i protagonisti, ma siamo sempre talmente uniti che in tutte le situazioni difficili saremo di aiuto vicendevole. Sono convinto che anche loro, se dovessero avere qualche problema, saremmo noi ad andare a far visita a loro. Ecco, grazie. Adesso molto brevemente faremo la consegna da parte del CAI di Amatrice e dalla sezione giovanile di alpinismo della tegola con la bandiera presidenziale e del gagliardetto con la preghiera che porteremo tutte e due nel suo rifugio più alto del mondo, in Himalaya, in ottobre. No. Okay. Grazie. Grazie. Cercheremo di dare dignità, cercheremo di dare speranza, ma non ci stancheremo mai. Andiamo a mangiare? Sì. Now we have lunch. Sono il Gai di Amatrice, che del gruppo dell'alpinismo giovanile. Tutta la delegazione ci ringrazia e vi ringrazia tutti quanti per la disponibilità. Davide, no, 30 persone tra cameraman, delegazione dell'Explora che andrà in Nepal e verrà portata questa tegola in quel mondo, in segno di solidarietà per i due terremoti. Un attimo, poi riscendiamo per dare informazioni. Io e Stefania e poi Lorenzo Daniele in qualità di alpinismo giovanile. Ok, allora buon proseguimento. Grazie anche a voi. Divertimento. Stanno sulla punta, Lorenzo. Avanti, sindaco. Ho qui l'organizzatore della manifestazione, Davide Peluzzi, che ti voleva salutare. Gli passo la radio. No, in Azerbaijan, in Baku. Franco, ben risentito, come stai? Bene, grazie, in buona compagnia con amici di Perugia sulla vetta di Cimalevre. Ah, fantastico, quindi stai meglio, ancora meglio di noi, sei ancora meglio. Diciamo che oggi abbiamo un ottimo 360 gradi, è caldo ma c'è anche un po' di venticello, quindi tutto ok. Ok. Ti ringraziamo tantissimo proprio per la donazione del gagliardetto, della presenza e della tegola. Cercheremo di portare dignità e forza e di portare nel mondo il nome di Amatrice con l'Interamia World Cup e con l'Esplora e portandolo sul rifugio più alto al mondo sotto la zona dell'Everest nel Gauri Shankar Region. Grazie, è nostro per voi. Peccato che non ci possiamo incontrare, ma non mancherà occasione. Avete con voi una buona rappresentanza, quindi buon proseguimento. Ok, grazie, ma ci incontreremo nei prossimi giorni. Adesso con Andrea organizzeremo una cena quando ti sarà comodo. Ne parleremo meglio anche del percorso Bonatti. Verrà stampato, dovrete dare dei dettagli perché partirà da Amatrice e arriverà fino all'Himalaya. Quindi ci dovrete dare dei dettagli e faremo una cosa insieme in maniera come partner. Ok, guarda, quando si tratta di escursioni qualcuno la salta, se mi dici che si mangia sarò presente sicuro. Si mangia sicuramente, assolutamente. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento. Ti ripasso adesso Andrea. Ok, un abbraccio anche a tutti voi. Ok, ciao, grazie. We'll be right back.
fatica essere operatore. Di più che operatore sono un regista ed editore televisivo. Oh, per bacco. Hai capito, caro? E io non sapevo tutta sta cosa. Però è bello il senso.